It's my 141st episode, and I'm cooking with Chef Christian in the Roman dialect. Bella raga, sono Chef Rafi. Benvenuti al mio spettacolo. Hi, I'm Chef Rafi, and welcome to my show. Hi, I'm Chef Rafi, and this is Chef Christian. Hi. Today we are cooking Italian food for Rome. We are making spaghetti carbonara. Hey, oh, hey, hey, oh, hey. To learn about the Roman dialect of Italy. It's called Romanesco. Il video sarà accompagnato dal dialetto romanesco. Listen closely to these Roman proverbs. Try to use at least one of these proverbs before you eat carbonara. Chi c'è il pane in c'è i denti e chi c'è i denti in c'è il pane. Chi c'è i quadrini non va mai incarcerato. Carta buttata e carta giocata. Perdonè da uomo, scordassene da bestia. Fra cani in se mozzicano. And now let's learn a tongue twister. Non è villano chi alla villa nasce, ma è villano chi de villagna se pasce. Now back to the cooking show. Oggi vi voglio proprio far vedere come cucinare due bei spaghetti alla carbonara nel modo tradizionale. Carbonara was originally a peasant dish, but it's so delicious that now everyone eats it in Rome, including the rich. We are cooking it the authentic way with real Italian ingredients, not the redneck way. Questi sono gli ingredienti che vi servono: 400 g di spaghetti, 3 ovi, 100 g di guanciale, 100 g di pecorino grattugiato, sale e pepe. We will be cooking this with guanciale, the cheek of the pork. If you don't have guanciale, use pancetta. But don't tell the Romans. You guys have to use organic eggs. We only use the yolk of the eggs, not the egg whites. These eggs are organic. We are using pecorino cheese, which is from Rome, that is made from sheep's milk. Mi raccomando, avete da dove usare pecorino, no il parmigiano. Do not use Parmesan cheese. Let's start cooking! Cut the guanciale in strips. Tagliate il guanciale in pezzetti sottili come questo. Non usate la pancetta. Here's the guanciale. Non usate la pancetta. Christian and I got straight A's all four quarters last year, so you better follow our recipe. Don't use any oil. What else are we gonna do? We are going to melt the fat. Mo, sciogliamo il lardo del guanciale. If you ate this in an American restaurant, chances are the recipe was 0% correct. E mo famo sti spaghetti. Now you put the salt in the water. State buoni fino a che l'acqua bolle, prima di buttargli il sale. Let's throw in the pasta from Italy. What is your favorite pasta noodle shape? Put in the comments below. Mo sbattiamo tre gialli d'uovo col pecorino e il pepe nero. We're only gonna use the yolks. Now beat those egg yolks! And now you grate the pecorino. The pecorino smells like sheep milk. Yeah! Mi raccomando, avete da dove usare pecorino, no il parmigiano. È un piatto una cifra facile da fa. All'americani gli piace pure metterci il burro o la crema, ma noi, fortunatamente, a stamma fa bella tradizionale. It's al dente! Take it out! Quando la pasta è al dente, buttatela dentro una scodella col guanciale e il brodetto della pasta. We will add pasta water to the melted fat. Bastata la fiamma degli spaghetti, che sennò vi è farina frittata. Mo, piate il sughetto con le uova e mettetelo sulla pasta. That is the real cream.
sprinkle on a little more sauce. Sta ricetta è bella proprio perché è scialla. You do not need garlic for this dish. Last we will put on some black pepper. Tiè, guarda quanto è scialla. Senti quanto è buona, oh. Buon appetito, regà. What's your favorite Italian food? Grazie per avermi guardato, regà. And this is how you make carbonara the real way. Time to eat. Buon appetito. Carbonara be executed. Venite a trovare su chefrafi.com.